Ben ritrovati a una nuova edizione di Senior News, vediamo insieme i titoli di oggi. Dai medici di famiglia le indicazioni su come approcciarsi alle cure dell'influenza. Un europeo su sette soffre di acufeni, 6 milioni in Italia. Diabete e l'importanza di un'alimentazione corretta per evitare variazioni glicemiche. Grey Panthers, oggi parliamo di come fare una spesa intelligente. Mentre prosegue la campagna vaccinale anti-influenzale, dai medici di famiglia arrivano anche le indicazioni su come approcciarsi alle cure dell'influenza, malattia generalmente benigna ma che nelle persone più fragili e anziane può portare complicanze. Al manifestarsi dei primi sintomi si consiglia di segnalare il caso al proprio medico. Se si riscontra una sintomatologia riconducibile sia al Covid-19 che all'influenza, il suggerimento è quello di ricorrere al tampone. Una volta escluso il sospetto di coronavirus, si raccomanda la cosiddetta automedicazione responsabile, in accordo con il proprio medico che monitorerà la situazione. I farmaci senza obbligo di ricetta, se utilizzati in modo corretto, possono essere alleati preziosi. No quindi agli antibiotici se non su indicazione medica, sì invece agli antipiretici. Circa 65 milioni di cittadini europei, una persona su sette, soffrono di acufeni e questo numero aumenterà in modo significativo nel prossimo decennio. Secondo una ricerca dell'Istituto Mario Negri pubblicata su Lancet Regional Health Europe, solo in Italia ne soffrono più di 6 milioni di persone. L'acufene è la percezione di un rumore, solitamente un ronzio, un fischio, un fruscio, un sibilo, avvertito nelle orecchie o nella testa, in assenza di uno stimolo acustico esterno. Nella sua forma più grave può influire fortemente sulla salute emotiva e sul benessere sociale delle persone. Dallo studio è emerso come la prevalenza dell'acufene aumenti significativamente con l'età e il peggioramento dell'udito. Fondamentale per i pazienti con diabete seguire un'alimentazione corretta per evitare importanti variazioni glicemiche. Sentiamo. Mangiar sano è fondamentale nei pazienti che soffrono di diabete. È importante privilegiare frutta e verdura, limitando il consumo di quella troppo ricca di zuccheri, alimenti integrali, pesce, legume, carni bianche e magre, condimenti leggeri. Limitare poi il consumo di latticini e formaggi, così come quello di bevande zuccherate. Per tenere sotto controllo la glicemia, anche rispetto all'alimentazione, un aiuto arriva dai sensori. Piccoli come una moneta, si applicano nella parte posteriore del braccio e, grazie alla tecnologia flash, consentono letture accurate ogni singolo minuto. Con l'app gratuita basta poi una semplice scansione del cellulare sul sensore per ottenere la misurazione in tempo reale della glicemia. E per il nostro appuntamento con Grey Panthers, oggi parliamo di come fare una spesa intelligente. Se il vostro telefono smartphone non vi abbandona mai e avete molto chiara la funzione delle app, beh, allora potreste apprezzare sicuramente quella che vi presentiamo oggi. E come sempre su greypanthers.it trovate un articolo molto molto completo. Stiamo parlando di un'app che si chiama Dove Conviene ed è l'app che serve per fare la spesa al prezzo più basso o per comprare i prossimi regali di Natale al prezzo più conveniente. È un'app gratuita, quindi si può fare il download, si può scaricare gratuitamente. È completamente in italiano, è piuttosto facile da usare e ha il vantaggio, per esempio, di presentare tutte le locandine dei negozi di vostri interessi come se fossero dei tagliandi, dei bollettini, delle note informative cartacee. Non solo, la localizzazione presente in questa app permette di cambiare il paese nel caso in cui, per esempio, voi foste in vacanza o foste in un'altra città dei dintorni. Vi dà la mappa per seguire fisicamente e trovare fisicamente dove sono i negozi e dà la possibilità anche di filtrare i negozi in base alle vostre preferenze o alle catene che privilegiate. Quindi una app interessante e molto utile, gratuita, dove conviene per voi e per i vostri acquisti.
Senior News termina qui. Prima di salutarvi vi ricordiamo Pronto Senior Salute, il servizio di Senior Italia Federanziani dedicato agli over 65 che hanno prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un esame diagnostico, un ricovero e l'appuntamento non rispetta i tempi indicati nella prescrizione del medico. Chiamando il numero 06 6227 4404 ogni singolo caso verrà preso in carico gratuitamente. Sul sito www.senioritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci, a domani!